Ciao a tutti, oggi 2 più 1, stile frizzantino e quindi andiamo di grob. Nostro avversario 2054, noi 2101. Siamo un po' calati, però insomma si può fare di meglio, mettiamola così. Qui il bianco ha optato per una provocatoria grob. A quanto pare il nero non sembra interessato a seguire le principali linee teoriche della grob. G5. Andiamo a controllare queste case. Questo pedone in presa è secondo me arrivato il momento di cambiarlo, sa mai. Cavallo G2, ci si sviluppa. Qui era sotto attacco il pedone in D5, quindi in qualche modo c'è stata la necessità di difenderlo con H4. Inoltre H4, un indomani, potrebbe essere utile per aprire la colonna H sul lato di re. Dunque, qui come piano quale ci può essere? Considerate le debolezze create sul lato di donna di re. Per il bianco è opportuno arroccare lungo. Prima di farlo, però, ha preferito spingere in B3 per controllare la casa C4, dove potrebbe andare il cavallo B6. Una volta arroccato, il bianco ha la possibilità di continuare nel suo piano. Esiste anche la possibilità, eventualmente, di sostenere il pedone G5 con F4, non curandosi eccessivamente del pedone in E3, che è difeso dall'alfiere in D2. Ovviamente al momento questo non è realizzabile perché il pedone in E3 sarebbe attaccato da 2. Quindi cosa si può fare alla luce di tutto ciò? Si cambia uno dei due pezzi attaccanti, nello specifico il cavallo in F5. Qui la situazione diventa molto interessante perché il nero intende indebolire e di molto il pedone D5 per attaccare sulla colonna C. Intanto cambiamo, così anche noi ci creiamo del controgioco. E poi re di 1. Qui bisogna fare attenzione a questa minaccia. Qui c'è poco da fare. Qui si raddoppiano i pezzi pesanti sulla colonna D. Qui la coppia degli alfieri del nero, soprattutto se il nero è in grado di piazzare il suo alfiere campochiaro in F5 si fa veramente tosta. Questa coppia di alfieri, la colonna E e la colonna C. D'altro canto, anche il bianco ha le sue cartucce da sparare. Quali sono nello specifico? Il tempo, sicuramente. Questo cavallo scricchiola, è attaccato da 2 e ha raggi X anche dal terzo, e tanto vale toglierlo. Si toglie e si attacca e si minaccia anche in futuro a cavallo F6 che va a tappare. Bellissima. Adesso qui possiamo catturare la torre o catturare l'alfiere. Catturiamo l'alfiere. Cominciamo a far sentire la debolezza delle case scure del attorno al re. Resiste, resiste. Attacchiamo. Riprendiamo. Non molla, non molla. Vediamo se ce la farà Adelaki. Apriamo, apriamo. Ormai manca poco. E ce l'ha fatta. Coppia degli alfieri contro coppia di cavalli in posizione aperta con arrocchi eterogenei. E
è un vantaggio di tempo consistente. Anche il nero qui cominciava ad avere le sue problematiche perché questa torre sul pedone H7 scricchiola, hai Rg si attacca anche a H8, sia con la torre che anche con l'alfiere. In caso di ripresa del pedone F bisogna fare attenzione alle minacce su questa diagonale, sulle case chiare, che può portare l'alfiere in E4 e la donna in D3. Anche questa colonna potrebbe essere sfruttata in futuro, ad esempio con una torre C7, condominio della settima. Sicuramente una posizione molto interessante da giocare, con molti temi tattici. È chiaro che in una partita bullet game 2 più 1, ovviamente il tempo è un fattore determinante nella gestione in qualche modo della partita. E la Key Master ne è emerso vincitore. Spero che la partita vi sia piaciuta. Se sì, ricordatevi il like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina per vedere i nuovi video e alla prossima. Statemi bene, è sempre un piacere.